Ok, con Cesare Beccaria noi abbiamo chiuso diciamo, la parte di descrizione del pensiero illuminista dal punto di vista filosofico e politico. Facendo una brevissima sintesi, già in questa prima parte della nostra analisi, eh, abbiamo toccato con questi autori un po' le idee cardine dell'illuminismo. Abbiamo visto con Voltaire la critica all'assolutismo, la critica all'intolleranza, okay? e la promozione quindi. Di concetti come la tolleranza religiosa e la libertà di pensiero. Con Montesquieu abbiamo eh, analizzato l'importanza di un sistema politico che si basi sul bilanciamento dei poteri, quindi anche qui una forte critica all'assolutismo che naturalmente regnava in Francia. Quella di Montesquieu è senz'altro un atto d'accusa, un'opera che si schiera contro, si scaglia proprio contro l'assolutismo dei, dei Borbone francesi che accentravano invece che dividere il potere, e poi abbiamo anche analizzato il tema della nascita del concetto di sovranità con Rousseau e il contratto sociale, quindi la visione del potere come non qualcosa calato dall'alto di natura divina, ma come qualcosa di natura contrattuale. Inoltre con eh, Diderot e D'Alembert abbiamo anche visto, proprio incarnato, un modello tipicamente illuminista di raccolta, sistematizzazione e soprattutto diffusione del sapere, quindi il lume della ragione, per questo si considera l'enciclopedia proprio una bandiera dell'illuminismo, perché questo lume della ragione non si deve fermare nelle alte sfere, diciamo, degli intellettuali o delle, dei, dei, dei sistemi teorici astratti, ma deve entrare nella società. E l'enciclopedia è proprio il tentativo di far entrare nella società non solo una cultura alta, accademica, teorica, metafisico-filosofica, ma abbiamo detto le scienze, le arti, i mestieri. Quindi un'opera che riguarda tutto il tessuto sociale ed economico, quindi rischiara con i lumi della conoscenza ogni aspetto della, eh, della cultura francese, ma poi abbiamo visto anche che sarà tradotto in varie lingue e girerà per il mondo. Ok, adesso però dobbiamo mettere un ultimo tassello che è quello relativo al pensiero economico, perché abbiamo detto che l'illuminismo affronta temi filosofici, affronta temi giuridici, ma affronta anche temi economici, mh? riforme di carattere economico. E qui eh, faremo riferimento a due correnti di pensiero, vedremo due autori in particolare. François Quesnay, scritto Quesnay francese, e Adam Smith. Eh, sono due pensatori molto importanti perché, di fatto, gettano le basi per quella che oggi noi chiamiamo economia politica. L'economia politica nasce nel corso dell'illuminismo e poi però si svilupperà anche nell'Ottocento, sarà ad esempio ripresa e ovviamente criticato questo approccio da alcuni autori importanti nel corso dell'Ottocento come David Riccardo e ancora di più verso la metà dell'Ottocento da Karl Marx. Okay? Però qui nasce durante l'illuminismo, poi in Francia, un po' invece in Scozia, eh, il pensiero economico, quello che oggi si chiama appunto economia politica classica. Questi due pensatori però sono portatori di due visioni diverse dell'economia. Il primo, partiamo da François Quesnay, è un autore che diciamo, viene considerato il padre della cosiddetta fisiocrazia, che è il pensiero economico fisiocratico, fisiocrazia. Il punto di partenza di Casnée è l'analisi del mercantilismo. Fino a quel momento, fino al momento dell'Illuminismo, abbiamo visto che il 600 e anche un po' il 700 era stato dominato dal punto di vista dell'economia politica dall'approccio mercantilista che in Francia abbiamo chiamato anche colbertismo, giusto? Ora questo approccio mercantilista partiva dal presupposto che la ricchezza di una nazione coincideva con la quantità della moneta e dell'oro sostanzialmente circolante. Sulla base del bilancio tra import ed export, ok? Una volta che uno fa il bilancio tra quanto si vende e quanto si compra, il, il, ciò che rimane, quindi a livello economico, la massa finanziaria che rimane da questa bilancia commerciale di import e di export, definisce il valore del, della ricchezza della nazione. Tanto più si riesce a vendere. Rispetto a quanto si compra, ok? Quindi quanto è favorevole questo bilancio, quanto più si vende e quanto meno si compra, tanto più ci sarà un disavanzo positivo che definisce la ricchezza naz della nazione, di ciascuna nazione. Questo naturalmente si sposava con un'ottica colonialista, di grande concorrenza sulle colonie, di grande importanza dei commerci internazionali, vi ricordate tutto il nostro racconto settecentesco delle guerre, anche la guerra dei sette anni, che si faceva prevalentemente per eh, diciamo, soffiare l'un l'altro, strappare dalle mani dell'altra potenza il controllo del commercio con eh, l'America, con l'India, eh? il commercio triangolare e la tratta degli schiavi. Okay. Questo secondo Chesnay è solo parzialmente vero, ignora un principio importante, cioè che di fatto si può commerciare qualcosa, eh, il mercantilismo parla sostanzialmente del predominio del commercio, no? la capacità di esportare, soltanto nel momento in cui si produce qualcosa. Okay? Cioè è inutile far leva sulla capacità di commerciare nel momento in cui non ci si domanda prima come fare a produrre al meglio giusto. Quindi non è tanto lo scambio che fa ricca una nazione, ma è il prodotto che fa ricca una nazione, ok? Perché si può di fatto, diciamo, sostanzialmente commerciare solo ciò che prima si è prodotto e qui chiaramente Keynes fa riferimento prevalentemente all'economia agricola, all'agricoltura, al prodotto agricolo. Quindi se è vero che il mercantilismo, ad esempio, favoriva molto le esportazioni, una delle fissazioni di tutte le monarchie europee del Settecento era invece limitare con dazi interni la circolazione del grano. Ok, quindi esportare ciò che si può esportare, ciò che non è vitale per la sopravvivenza di una comunità, ma visto che erano ancora tutti molto spaventati, ragazzi, dalle carestie, vi ricordate il 600 con la sua glaciazione e come aveva messo in difficoltà tutti quanti, allora c'erano ancora nel 700 vigenti una serie di normative che rendevano quasi impossibile il commercio di grano all'interno, mettiamo il voto della Francia. Si produceva grano in una certa comunità? Allora c'erano delle leggi che impedivano il commercio interno del grano perché dicevano se tu poi lo vendi e arriva una carestia non hai più sufficiente grano per poter nutrire okay, la popolazione locale quindi si facevano delle specie di eh, tesaurizzazione, di capitalizzazione di questo grano, dei depositi di grano che servivano a far contro a eventuali carestie. Questo però rendeva agli occhi di Chesnay, estremamente poco funzionale questo sistema, perché naturalmente un contadino che produceva, se non aveva l'idea di poterlo vendere il prodotto, ma lo doveva tenere, diciamo, in queste riserve a livello comunale, provinciale, ok? Senza poterlo fare circolare, senza generare un reddito, non era tanto incentivato a produrlo, perché probabilmente... Poteva anche essere invenduto, spesso questo grano andava perso, ok? Era un grano di scorta, capite? Una specie di riserva di sicurezza. Il motto di Chesnay è: l'industria trasforma, il commercio distribuisce, ma la ricchezza la crea il prodotto. Bisogna lavorare per ottimizzare il prodotto, per far produrre il più possibile. E come si fa a generare un prodotto veramente efficace? Un sistema di produzione agricola veramente efficace? bisogna eliminare completamente i dazi e le tasse sulla circolazione del grano e dei prodotti agricoli. Cioè lui dice, se lo Stato, invece di fare questo protezionismo, vi ricordate, proteggere dalle importazioni, invece favorire le esportazioni, proteggere dai commerci interni di grano, proteggere, proteggere, mettere tassi, disincentivare, abolisce completamente il sistema di tassazione, abolisce completamente i dazi. Il suo motto è laissez faire, laissez passer, lasciate fare, lasciate passare. Questo è proprio il motto da imparare a memoria perché è la base poi del liberismo economico. Laissez faire, laissez passer, cioè lo Stato si deve un po' fare da parte e lasciare libero spazio alla imprenditorialità dei produttori agricoli. I produttori decidono sulla base della domanda e dell'offerta. ok Quindi se c'è bisogno di far transitare il grano dove c'è stata una carestia, non sarà lo Stato a obbligare questo, ma è il mercato che ci arriva. Il produttore che ha più grano in una zona X sarà incentivato ad andare nella zona Y non a venderlo. Magari, certo, vendendolo a maggiori prezzi, facendo dei possibili squilibri, però diciamo mh, sarà incentivato a produrre al meglio, a ottimizzare la sua produzione con l'ottica poi di averne un prodotto, un, un, un frutto economico e commerciale, avete capito? Se io penso che se produco posso vendere tutto quello che ho prodotto, sono incentivato a far rendere il mio campo non al 100, al 120%, al 150%. E vi sottolineo come in Francia, vi ricordate che nonostante tutti gli sforzi di Colbert, questa economia non aveva fatto questo decollo, questo grande exploit come invece in Olanda, in Inghilterra, in alcuni dei paesi magari delle Fiandre, ok? Vi ricordate? Quindi sostanzialmente è una critica al, all'approccio colbertista, al mercantilismo. Aprite i dazi, aprite le frontiere, fate liberamente girare le merci. Ok? Meno tasse, più libero commercio, ok? Ora, questo genererà una concorrenza tra i produttori. I produttori agricoli saranno in concorrenza. Lui produce il grano a X, io a Y. Lui lo produce così, io lo produco così ci si inizierà a osservare, a entrare in conflitto e concorrenza e secondo che questo migliorerà la condizione. La concorrenza migliora la condizione di produzione agricola. Attenzione, lui sta parlando soltanto del mondo agricolo, e un pochino delle miniere, fisiocrazia, è proprio fisio, corpo. Il corpo dell'economia è il prodotto agricolo, okay? ciò che poi l'industria può trasformare. Bene, pensate anche al tessile, senza agricoltura non c'è il cotone, non c'è la lana e quindi non c'è neanche il, il tessile, questo hanno in mente loro quando parlano di industria, eh? non l'industria quella petrolchimica o quella di produzione appunto tecnologica. È una proto-industria, un'industria manifatturiera, è un'industria che trasforma sostanzialmente beni agricoli. Ok? Quindi dice: Senza il prodotto, cosa trasformo? Senza il prodotto, cosa commercio? Prima devo capire come fare a rendere la terra estremamente produttiva. Mi avete seguito? L'unico modo è laissez faire, se passer. Inoltre, in Francia, ma anche in Austria, ma anche in uh, Prussia, ma anche in Italia, mh? esistevano ampi campi. Terre improduttive perché? Perché erano sostanzialmente in mano alla nobiltà e alla Chiesa. Quindi, Che se ne dice questa stessa ottica di ottimizzazione della produzione, di spingere a, a coltivare al 110% tutto ciò che ho, che è un po' l'ottica anche degli olandesi e degli inglesi, vi ricordate la rotazione pluriennale? È fatta totalmente a pugni con la struttura di divisione antiquata, medievale che abbiamo, ad esempio, in Francia, dove ci sono degli ampi appezzamenti, dei latifondi che per vincoli feudali sono in mano alla chiesa ma la chiesa i monaci pensate, gli ordini monastici che avevano enormi appezzamenti che nei secoli via via, no, le donazioni eccetera, eccetera, erano arrivati no, comprandoli o essendo diciamo no, donazioni alla chiesa o per ragioni di scambi con, dopo le guerre eccetera eccetera c'erano questi grandi appezzamenti di cui veniva coltivata solo una parte piccola il resto era incolto non produttivo mi, mi, mi seguite? Stessa cosa il nobile, immaginate un nobile che ha centinaia o migliaia di ettari, non ha bisogno di sforzarsi di ottimizzare la produzione, perché? Perché ne coltiverà una parte che già sarà più che sufficiente a garantirgli ricchezza e prestigio. Sarebbe troppo complesso mettere su una macchina tutta da, da solo, che dipende solo da te, per coltivare un immenso appezzamento. Mi seguite? Eh? Altro discorso sono le piantagioni americane, ma lì ci sono gli schiavi, è tutto un altro discorso, ok? Quindi... Che Snee dice: questa frase importante che diciamo riprende da, da John Locke, la terra la merita solo chi la coltiva. Quindi, se i nobili, il clero ha degli appezzamenti improduttivi, bisognerebbe requisirli e distribuirli, venderli. Lo Stato dovrebbe venderli a chi può metterli a frutto, in un'ottica fisiocratica, cioè di valorizzazione del prodotto. Ok? Ci sono dei vincoli feudali su, su queste terre, che si chiamano mano morta, poi ve ne parlo nella prossima lezione, che impedivano di alienare queste terre, anche se un nobile voleva venderla, non poteva venderla, ok? Perché c'erano antiche leggi feudali che tenevano tutti uniti questi monopoli rigidi. Questa rigidità viene criticata da Chesnay. Non si va da nessuna parte, altro che pensare al mercantilismo. Dobbiamo pensare a rendere produttiva la terra, tutta la terra, soprattutto quella che è invece lasciata allo Stato brato. E non è possibile per lo Stato neanche requisirla o venderla, ma neanche per lo stesso nobile o per il clero, anche se volesse farlo, non potrebbe venderla. È invendibile, non la può affittare, non la può accedere a terzi, non la può mettere a mezzadria. Nasce con Chesnay l'economia politica. Ok, cioè si inizia a studiare il rapporto tra economia e benessere della società. Ma il grande salto in avanti lo farà un altro pensatore. Scozzese, vi ho detto che uno dei luoghi del, dell'illuminismo è la Francia, proprio la patria dell'illuminismo, ma abbiamo visto la Prussia, Immanuel Kant, abbiamo visto l'Italia, Cesare Beccaria, e abbiamo anche parlato della Scozia. Non tanto l'Inghilterra, perché abbiamo poi già detto perché, no, perché in fondo erano già acquisite una serie di riforme sul piano politico, cioè si sentiva meno il bisogno di uno slancio illuminista. Ma invece la Scozia partorirà diversi pensatori interessanti, il più importante forse in questo periodo, soprattutto sulla. È Adam Smith nel 1776 Adam Smith eh, pubblica un testo fondamentale di economia politica è proprio come dire la bibbia del liberismo che si chiama la ricchezza delle nazioni e anche Adam Smith nella ricchezza delle nazioni parte dalla stessa domanda di Chesnay la domanda è che cosa rende ricca una nazione allora, il, il mercantilismo diceva il commercio Chesnay diceva il prodotto agricolo Beh, a questo punto in realtà Adam Smith ha un'intuizione geniale. Perché dice il prodotto agricolo, il prodotto industriale, qualsiasi bene che ha un valore, che io posso commerciare, deve avere un valore, no? Un bene che ha un valore e lo posso mettere sul mercato, da cosa deriva il suo valore? Non deriva il suo valore, il grano, dal fatto che è fatto di grano, quanto piuttosto dal lavoro necessario per produrlo. Il grano di per sé non è che ha un valore alto, medio o basso, dipende da quanto lavoro è necessario a fare in modo che tu vai in un forno a comprare una bella pagnotta calda. Perché costa X questa pagnotta calda? Perché c'è il lavoro di chi deve seminare, chi di chi deve occuparsi poi di fare la raccolta, di andare al mulino e quindi il costo del mulino, il costo del trasporto, e poi, dopo deve, deve, deve trasformare, deve venderlo poi al panettiere. Il parentiere deve lavorare, non è che lo crea, lo compra e basta, lo deve trasformare. Quindi il valore di un bene commerciale è il valore del lavoro che è intrinseco in questo bene. Quanto lavoro c'è? La quantità di lavoro definisce il valore di un bene. Quindi la ricchezza non è fatta dal prodotto, ma è fatta dal lavoro, che è intrinseco nello stesso prodotto, ok? Per fare questa penna c'è una filiera produttiva. Se fosse fatta Diversamente, magari fatta in edizione limitata, avrebbe un altro valore perché? Perché la quantità di lavoro per produrre sarebbe diversa, ok? La produzione agricola, dice Adam Smith, è soltanto un pezzo dell'intero sistema economico, mentre la lavorazione delle materie attraverso il lavoro può aggiungere valore ai beni che produce, capito? Cioè il lavoro dell'uomo aggiunge valore da valore aggiunto, ok? Il valore aggiunto è il valore che il lavoro dell'uomo. Riesce ad applicare a qualcosa che invece sarebbe nelle mani della natura, ok? Se c'è una carestia c'è poco grano, se una, non c'è una carestia, c'è tanto grano, ma il valore finale è quanto lavoro io devo fare per portare sulla tua tavola un prodotto finito. Lo stesso discorso dell'esse faire, passé di Chesnay, che lui però applicava all'agricoltura, Adam Smith dice: bisogna applicarlo al lavoro abolire non solo i dazi sul grano, come voleva che Sneck, che ce l'aveva a morte con questo sistema francese protezionista che non faceva girare il grano tra i paesini, e tra le province, ma tutti i beni commerciali, tutto il ben, tutta la produzione industriale, agricola. Qualsiasi tipo di prodotto deve girare liberamente, è l'idea sostanzialmente che passa sotto il nome di liberismo. Cioè abolire qualsiasi dazio, qualsiasi tassa, qualsiasi regola, qualsiasi intervento dello Stato. Lo Stato si deve rendere completamente terzo rispetto al processo economico. Deve liberare, per questo si chiama liberismo, liberare dal proprio propri intervento il processo di produzione e commercializzazione economica. Questo approccio è il contrario del protezionismo, il protezionismo che per esempio era anche applicato dal, dal, dal mercantilismo, il protezionismo dice lo Stato interviene in economia per fare alcune riforme tra cui per esempio bloccare l'importo e favorire l'export, questo è un tipico esempio di eh, diciamo, a, a, approccio eh, protezionista, proteggo la mia economia perché dal, no, dalla Cina provengono delle merci a basso costo, voglio proteggere le mie merci, se no tutti compro le merci cinese, boom, metto un dazio all'ingresso, le dogane. Arriva la merce cinese e gli raddoppia il valore e quindi costa il doppio e la gente non le compra più. Questo è il contrario dell'idea di Smith. A Smith dice che la ricchezza di una nazione deriva dalla sostanzialmente libertà con cui si commercia il prodotto del lavoro e quindi liberismo. Lo Stato deve sparire lo Stato deve essere trasparente rispetto al mercato. Il mercato. Deve essere lasciato da solo. Il mercato con la legge della domanda e dell'offerta, secondo Adam Smith, è capace di autoregolarsi. Come avviene questa capacità di autoregolazione? Adam Smith dice: guardate che ognuno di noi è spinto dall'interesse, self-interest, cioè dal proprio utile, dal proprio egoismo. Ok? Attenzione che è fondamentale questa cosa, perché? Perché elaborerà questa teoria facendo leva su una teoria filosofica che in quel momento stava prendendo piede in Inghilterra e in Scozia, che si chiama utilitarismo, basata sostanzialmente sull'idea che ogni essere umano cerca sempre di fare il proprio utile. Quindi lui dice, l'imprenditore, se è lasciato libero dai lacci, dalle regole, dalle tasse, dalle, da, da, dallo Stato che lo opprime, parte come una locomotiva e vuole fare il suo utile, il suo utile cercando di fare massimo profitto, giusto? Bene. Però visto che L'utilitarismo dell'uomo non è un utilitarismo cieco, secondo Adam Smith, ma è un utilitarismo che si basa sul, sulla necessità di riconoscimento da parte degli altri. Cioè tu vuoi fare il tuo utile, ma nello stesso momento vuoi che il tuo valore, il tuo lavoro, la tua immagine sia riconosciuta e apprezzata dagli altri. Ok? Quindi l'insieme di questo egoismo, da, insieme a questa che potremmo chiamare la morale della simpatia, per cui tu vuoi fare il tuo egoismo, ma nello stesso momento farti apprezzare dalla comunità in cui sei, quindi indirettamente creare utile non solo per te ma anche per gli altri, mi seguite? È la base di funzionamento dell'economia moderna secondo Adam Smith ed è il principio secondo cui il liberismo porterà ricchezza non soltanto all'imprenditore che vuole arricchirsi tolto l'intervento dello Stato, ma indirettamente ai dipendenti, agli operai che lavorano per lui, a tutti coloro che commerciano con lui. Mi seguite? Cioè, lui dice: se lo Stato non interviene, si moltiplicano le possibilità di commercio e il mercato finalmente la fa da padrona. Ma questo fenomeno però non genererà, secondo Adam Smith, sarà molto criticato da altri pensatori come Karl Marx, per esempio, un arricchimento concentrato nelle mani di pochi. Perché perché attraverso la legge della domanda e dell'offerta diciamo, la, la domanda e l'offerta si bilanceranno tra di loro e quindi il valore de, dei prodotti okay, si assesterà sulla base dei fabbisogni dei vari territori di conseguenza visto che ogni imprenditore vuole arricchire se stesso ma nello stesso tempo è spinto anche a una volontà di riconoscimento della propria opera, è un benessere collettivo del fare i suoi interessi farà anche gli interessi collettivi, ok? Quindi c'è un equilibrio di interessi, secondo Adam Smith. L'interesse del singolo si equilibria con l'interesse della collettività in un'ottica naturalmente armonica. È chiaro che questa visione è una visione che può essere sviluppata in paesi come la Scozia, calvinisti, vi ricordate? Perché è un'ottica tipicamente calvinista. La salvezza del singolo è successo sociale, successo economico, riconosciuto però dalla società. Il successo sociale che viene apprezzato da tutti. Vinci tu ma vincono anche gli altri, vinci tu ma fai ricca anche la comunità. È proprio un'ottica win-win, diciamo così. Ok? Questa è la convinzione di Adam Smith, ragazzi. Ve la sto dicendo per come lui la elabora. In molti, diciamo, seguiranno l'ottica liberista. Anche oggi esiste una filosofia politica, forse anche predominante, che si chiama il neoliberismo, quindi ancora ispirata a questi diciamo, principi, nel corso dell'Ottocento sarà invece fortemente criticata da pensatori come Karl Marx, che invece dirà: beh, non è mica tanto vero che nel fare poi i tuoi interessi, tu fai gli interessi di tutti, resiste il tema dello sfruttamento, eccetera, eccetera. Okay? Il mercato si autoregola, secondo Adam Smith, con un'espressione diventata Celeberrima, che è quella della mano invisibile. Cioè lui dice: guardate, che non è vero che se lo Stato non interviene, poi tutti fanno la guerra commerciale, succede il, diciamo, il disastro economico globale. Il mercato si autoregola perché ha una mano invisibile. Che significa? Proprio la legge della domanda e dell'offerta. Ad esempio, facciamo un esempio. C'è una crisi di grano, in una zona si produce, in una zona no. La zona che non si produce, secondo la teoria diciamo, protezionistica, avrebbe dovuto beneficiare... A livello statale, del grano prodotto in surplus dall'altra provincia, giusto? Che quindi a prezzo calmierato andava, andava mandata, diciamo così, e, eh, presso la provincia che era carente di grano. Anna Smith dice: Questa cosa non ha nessun senso perché distorce il valore del grano e del mercato. Lascia liberi gli imprenditori. Che cosa succederà? Succederà che chi ha più grano si renderà conto che lì c'è un fabbisogno maggiore perché il grano manca. Andrà e venderà il grano proprio in quella zona dove c'è bisogno. Naturalmente, per la legge della domanda e dell'offerta ci sarà poca offerta e molta domanda e quindi il prezzo aumenterà, ok? E quindi nel primo momento la popolazione ci perderà, ma lui invece ci guadagnerà perché venderà il grano che avrebbe venduto nella provincia a una moneta al chilo, lì che può venderlo a due monete al chilo. Ma con quelle monete in più che lui otterrà, che l'imprenditore otterrà sarà incentivato a creare nuove aziende, nuove fabbriche, nuovi prodotti o comprare delle terre magari nella zona B dove l'anno successivo potrà con questo valore aggiunto fatto creare nuovi posti di lavoro e nuova produzione, mi capite? Quindi è vero che in un primo momento c'è uno squilibrio, squilibrio, ma poi dopo ci sarà un nuovo equilibrio, anche perché altri produttori vedranno che quella zona c'è bisogno e quindi inizieranno anche loro a venderlo, ma non più a due monete stavolta, ma a una moneta e 90, perché se no si comprava quella del grano dell'altro produttore. La moneta e 90 centesimi di moneta, mi, mi seguite? C'è la concorrenza. Il produttore allora dirà: com'è che non comprano più il mio grano a 2 euro? Eh, perché È perché ce n'è un altro che lo sta vendendo a 1,90 euro, una moneta e 90, ok? E quindi forse lo dovrò mettere a 1,80 euro, perché se no, comprano quello a 1,90 euro. Mi seguite? E allora arriva un terzo e così via. E quando tu lasci il mercato libero senza imporre dei prezzi, dei dazi e delle, delle, delle diciamo, resistenze di questo tipo, delle rigidità al mercato, il mercato riesce con la sua mano invisibile. Segnatevi questa espressione, sarà ripresa molte volte nella storia. Capito? Come una mano invisibile, come una mano che toglie da qui e mette lì, fa le sue, diciamo, perequazioni, fa le sue, diciamo, sistemazioni e appunto rende nuovamente in equilibrio il mercato, okay? Quindi gli squilibri apparenti, secondo Adam Smith, anche senza, anzi, soprattutto senza l'intervento dello Stato, il mercato è da solo capace di equilibrarlo, ok? Un'altra acquisizione fondamentale, importantissima di Adam Smith è il concetto di divisione del lavoro e nella ricchezza delle nazioni, Scrive un celeberrimo estratto sulla cosiddetta fabbrica di spilli, cioè che cosa dice? Ho osservato in Scozia una fabbrica di spilli. Uno spillo come si produce? Beh, si prende un pezzo di metallo, si deve fare la punta, si fa, no? Vi ricordate la capocchia da una parte, eccetera, ci cioè si mettono insieme, si deve scatolare, eccetera. Nella fabbrica, in questa fabbrica c'erano 10 operai e ognuno aveva tot spilli da fare. In una giornata... Visto che ogni operaio doveva fare tutte le, eh, le, 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 le parti del lavoro, il taglio del filo, la, la, la creazione della punta, la lucidatura, l'iscatolamento, eccetera, eccetera, produceva 20 spilli al giorno, ok? Quindi 20 per 10 fa 200 spilli. Ma se invece questa fabbrica, quando ha provato a fare un sistema diverso, per cui non è che ogni operaio faceva tutte le mansioni, ma c'era qualcuno che tagliava solo gli spilli, qualcun altro che li eh, faceva solo le punte, qualcun altro faceva soltanto la capocchia, qualcun altro che prendeva e scatolava. Invece di fare 200 spilli, si facevano 20.000 spilli. Eppure erano sempre gli stessi operai. Perché questo? Perché dividere il lavoro lo ottimizza, ok? Segmentare un'azione in tante piccole azioni e fare in modo che ognuno eh, segua solo quell'azione lì, la sommatoria finale ti creerà molto più prodotto che non fare in modo che ogni singolo operaio dovesse seguire tutto il processo da A alla Z, ok? Perché vi dico che questa cosa avrà un'importanza storica formidabile? Perché nel corso poi della rivoluzione industriale e dopo ancora nell'Ottocento con la creazione della seconda rivoluzione industriale e le catene di montaggio, e il lavoro di fabbrica, quando nasceranno le moderne fabbriche, Sarà ripreso moltissimo da altri pensatori, come per esempio Taylor o lo stesso Ford, ok? Il Fordismo. Se avete mai visto una macchina Ford girare, ecco? Ford, eh, oltre ad essere un produttore di auto, sarà uno dei primi a riprendere quest'idea e dire allora, ok, facciamo una catena di montaggio in cui eh, in una produzione di un'auto un operaio fa soltanto piega il metallo, l'altro mette la cosa sopra una, una, diciamo, un nastro che gira, l'altro fa soltanto un bullone, l'altro mette so, fa, eh, soltanto pittura una parte dell'auto, eccetera, eccetera. La sommatoria di tutto questo lavoro moltiplica all'infinito la velocità della produzione. Avete capito? Ok, però questa è un'applicazione industriale successiva. Per ora, qui siamo alla nascita, agli albori dell'industria. ancora molto tutto manuale, le macchine ancora devono essere inventate. Il motore a scoppio, cioè, ci arriveremo. Siamo vicini alla prima rivoluzione industriale. Il motore a scoppio, il motore a vapore eh, sarà inventato, però capite bene di che cosa stiamo parlando, okay? Una prima intuizione sulla, proprio sul lavoro, capite? Al centro della riflessione di Ada Smith c'è cioè il valore del lavoro, come rendere massimamente eh, diciamo, efficace il valore del lavoro e come fare in modo che il mercato possa dare, secondo Ada Smith, il meglio di sé nel momento in cui lo Stato fa un passo indietro e lascia agli imprenditori questa libertà d'azione che ragazzi si chiamerà non a caso liberismo lasciare liberi, libera l'impresa senza che lo Stato possa intervenire, okay? E, ok? direi che qui abbiamo finito questa lezione sul pensiero illuminista, la prossima lezione sarà invece il cosiddetto dispotismo illuminato cioè tutto questo diciamo bagaglio teorico che abbiamo studiato sta solo sui libri, finisce solo nelle belle opere, nel o nella ricchezza delle nazioni tutto, cioè, è un fatto culturale o anche una cosa che si trasforma a livello politico come riforma, come progresso. Questo avevano in testa gli illuministi, no? Non scrivere per gli intellettuali, ma scrivere per, anche per influenzare i sovrani. Voltaire primo tra tutti e anche altri, giusto? Riusciranno in questa impresa? Lo scopriremo alla prossima lezione.